Il futuro, l'anno è il 3020. La Spherical Corp ha inventato il motore warp per i viaggi galattici. Ma una forza invisibile, una barriera, ha teletrasportato i viaggiatori indietro sulla Terra. Nello stesso momento il primo contatto con il governo galattico e gli alieni è avvenuto. Una enorme flotta di alieni si sta muovendo verso la Terra a un'enorme velocità. Cosa aspetta l'umanità? La fine del mondo o una nuova era? Gli alieni sono atterrati sulla Terra vicino al quartier generale della corporazione. Sono qui! Stanno urlando tutti mentre filmano l'evento. Siamo qui. Non abbiate paura. Veniamo in pace, non vogliamo nulla. La barriera è stata spenta, potete andare dove volete. Il governo galattico vi considera un pericolo. C'è un pericolo che viene da voi, possiamo comunque distruggervi. Usate con intelligenza i vostri motori warp. E ora vado via. Hanno lasciato delle istruzioni. Create dei documenti galattici, lanciate una stazione spaziale e controllate chiunque. Ed eccola qui la stazione spaziale di Galaxy Pass Station. Il gioco che proveremo oggi in anteprima dovrebbe uscire giusto tra qualche giorno. Abbiamo questo robot assistente dalla Sphere Corporation. E andiamo un pochino veloce, a questo punto abbiamo già fatto il resto dell'introduzione. Di che gioco si tratta? Si tratta di un mix tra Paper Please e una costruzione di stazioni spaziali. Prima di tutto vedremo la parte Paper Please. Ecco che arrivano questa nave, ha sopra 5 umani. Approviamo l'atterraggio e dovrebbero arrivare dalla porta a breve. Eccoli qua, questo è il primo che possiamo ispezionare. Questo è un umano abbastanza normale. Apriamo, la faccia corrisponde, il pianeta è Marte, va bene, è umano e quindi possiamo approvarlo. Perfetto. Ok. E ora passiamo agli altri passeggeri. Come vedrete è una meccanica un pochino più semplice rispetto a Paper Please. Oddio, questa faccia potrebbe essere... Sì, è diversa, gli occhi sono diversi, quindi via. Perché alcune differenze possono starci, l'incapigliatura, colore dei capelli, eccetera, ma altre no. Ecco, qui vediamo con un occhio, i terrestri hanno uno o due occhi, i marziani due o tre occhi. Terrestre, vive su Marte e mi sembra a posto. E non era a posto. Ok, non ho ben capito che tipo di errore c'è stato, ma pazienza. Ne abbiamo ancora uno qua che assomiglia un po' a Morty, o almeno l'omino sembrava un po' Morty. Sidney De Silva, Moon, questo è il corretta icona, ed è a posto. Perfetto, un ultimo qua. Ho bisogno di controllarla adesso, anche se... Sei di cattivo umore perché non abbiamo nessun altro che può controllarlo. Gli occhi sono totalmente diversi e quindi via. Ok. Ecco, questo è l'ufficiale scientifico, il capo della ricerca. E sostanzialmente abbiamo a disposizione il laboratorio,
con il laboratorio cominciamo a ricercare la burocrazia che ci dà la possibilità di avere dei robot che fanno questo lavoro alla Paper Please per noi. Perfetto, acceleriamo il tempo nel mentre e per ora la stazione è quello che è. Possiamo costruire alcune piccole stanze qua. Io voglio tenermi un po' di spazio, queste stanze qua, per costruire gli ascensori, perché andando avanti può diventare molto molto complesso gestire gli ascensori proprio. Ok, stiamo andando avanti, non so perché è andato in pausa. Abbiamo ricercato la burocrazia, a questo punto dovrebbe arrivare diciamo i pezzi che abbiamo ricercato, e abbiamo qui un come si chiama robot, mentre qua abbiamo una piccola prigione che potrebbe servirci per alcune missioni secondarie. Ok, mandami una lettera. Praticamente abbiamo il nostro robot che farà il nostro lavoro per noi. Non so perché continua a andare tutto in pausa. A questo punto dovrebbe partire uno di questi robottini lavoratori, questo qua, e andare a costruire il bureaucracy desk. Quasi tutti i lavori sono fatti da robot, a parte qua, a un certo punto avremo alcuni lavori che richiederanno del personale non necessariamente umano, ma diciamo del personale vivente o non robot. Ok, abbiamo questo robot pronto a fare il suo mestiere, gli manca la corrente elettrica che sta arrivando immediatamente con quest'altro robot che trasporta le batterie. Ok, ci hanno mandato 5 sedie e un water cooler. Cominciamo a mettere giù il water cooler. Abbiamo anche un bel bagno. Mettiamo giù le 5 sedie. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Questo piano cerco di tenerlo un po' come la zona dove si controllano i documenti. Questo piano invece sarà la zona dove si andrà ad abitare, quindi comincio a mettere giù un bagno e un lavandino. Cos'altro abbiamo? Ecco, una sedia massaggiante, e possiamo cominciare a mettere anche qualche abbellimento qui, una bella finestra per guardare fuori e dei vasi, qui metto un cestino e qui magari poi ci sarà una macchinetta con del cibo. Naturalmente, cosa succede? Come vedete, le persone una volta controllate rimangono sulla base per un numero variabile di giorni, e dobbiamo prenderci sostanzialmente cura di loro nel momento in cui arrivano. Devono essere controllati, poi una volta controllati vivranno sulla nostra stazione, quindi dovremmo fornire tutto quello che sarà loro necessario. Ok, possiamo installare le fabbriche, perfetto. Per ora userei questa parte qua, poi naturalmente si possono anche spostare alcuni oggetti, anzi risposto direttamente qua. Stanno arrivando intanto altre persone per essere controllate. Autorizziamole a scendere sulla stazione. Proof. Perfetto. Leviamo anche questa fabbrica. Ottimo. E le voglio mettere invece a questo piano qua, che sarà un piano più di lavoro per il momento. Ok. Ok, mandami una lettera. Ed è finita la prima giornata. A questo punto noi possiamo fare una cosa.
possiamo andare a customizzare il nostro personaggio. Cominciamo a dire che vogliamo un costume più così e di un colore solo, no? Allora facciamo più così, vediamo se ci sono vari colori. Ok, bianco va bene. Ah, questo era un randomizza completo. Allora randomizziamo completo finché ci esce qualcosa di umano. Naturalmente il sistema di generazione è lo stesso che viene usato per qualunque personaggio o gioco che passa sulla stazione. Ok, facciamo questo colore qua e cambiamo giusto lo stile dei capelli in questo con questo colore qua. Save, perfetto, questo può andare bene. E abbiamo finito il primo giorno sulla stazione, passiamo al giorno successivo e ci sono il notiziario. Il notiziario ci dirà, ecco, questo è un marziano con tre occhi e c'è tutta una storia per di cosa è successo con le mutazioni. Comunque, allora, a questo punto i robot sono finalmente liberi e possono viaggiare nel cosmo. Dobbiamo controllarli, queste sono le istruzioni, adesso le vediamo direttamente. Ok, abbiamo tutti questi personaggi che stanno andando a farsi controllare automaticamente, noi ne prendiamo qualcuno e diamo una mano. Sorry, goodbye. Allora, quando si lamentano che non vogliono essere controllati perché sono stanchi, è meglio dirgli di non essere controllati. A questo punto abbiamo anche lo scanner, quindi possiamo usare questo per verificare che la faccia sia effettivamente uguale. Marte, Earthling, il resto mi sembra a posto, via. A questo punto abbiamo a disposizione anche Taozone, che è la specie di Amazon spaziale, che è sostanzialmente il sistema per comprare l'arredamento della stazione spaziale. Ok. Ed ecco che arrivano i robot, perfetto. Il nostro assistente ci dice che possiamo cominciare a ordinare qualcosa, quindi andiamo qui sul terminal. Allora, qui ci sono le email, tutte le cose che ci hanno detto finora. Perfetto. Apriamo Taozone. Ci serviranno un paio di lavoratori. Allora, il problema è che ho pochissimi soldi. Quindi niente lavoratori. Questi costano ancora di più. Questo costa un sacco. Questo costa un sacco. Allora, cominciamo con uno di questi. Bene, cominciamo con un... Allora, sì, non ho un obiettivo preciso, quindi facciamo un cleaner e un altro clone di sistema di controllo. Perfetto. Andiamo al checkout. Qui abbiamo varie opzioni di delivery con pesi diversi. Questi sono 85 kg, però qui usiamo delle risorse che... Ecco, non abbiamo neanche i soldi per questa semplice cosa, quindi torniamo indietro e leviamo questo drone. No, questo, perfetto. In 4 ore dovrebbe arrivare, ottimo. Allora, cominciamo a prendere questo umano. Controlliamo. Phoenix Jofset, Earthling, dovrebbe essere giusto. Ok. Ok, possiamo cercare altra cosa, sedie o... Facciamo le sedie. Research. Ok. Ecco i robot.
Allora, l'ispezione dei robot si compone di più parti. Prima cosa dobbiamo guardare che le antenne corrispondano, non quello che c'è sulla faccia, ma le antenne. Quindi il peso 39 kg. Manufacturing date deve essere uguale. E dopodiché qui ci deve essere il simbolo dei robot, che è questo quadrato qua, e questo robot sembrerebbe a posto. Perfetto. Prendiamo questo e l'altro robot. Vediamo che le antenne sono a posto, 26 kg, 26 kg, 310, 12, 18, spherical board, vertex, a posto. Ok, a questo punto dovremmo avere altre sedie. Queste antenne sono a posto, 31 kg, 31 kg, 3600, 228, Earthling, ecco vedi. Qui c'è scritto che la sua specie è terrestre, quindi diciamo che non è possibile e lo buttiamo fuori. Allora, antenne a posto, 17, 9, 23, 23 kg, Earthling anche lui, via. Allora, questo invece è un umano che vuole corromperci, ma noi non ci facciamo corrompere. Adesso, noi potremmo pensare che lui sia automaticamente un criminale, in questo caso lo è, ma non è sempre così. In alcuni casi cercano di corromperti anche se non hanno nulla di sbagliato. Allora, questo è ancora lì che si sta facendo ispezionare, quindi noi prendiamo questo robot. È un robot 11 1 4 27 kg 27 kg da Marte, antenne corrette, perfetto, approvato. Intanto dovrebbe essere arrivato il nostro pacco da Tauzon, che è un cleaner bot che mettiamo qua e comincia a pulire la stazione. Dopodiché abbiamo un po' di oggetti, dei sedili, possiamo cominciare a mettere giù un altro sedile qua, e per il momento questi sedili qua, 2 e 3, ottimo. Andiamo al laboratorio, abbiamo 193 di software, col software possiamo comprare espansioni della stazione, tipo la possibilità di avere più spazio o l'energetica di base. Cominciamo con l'energetica di base. Ok, adesso abbiamo questo unico generatore di elettricità, ma non possiamo comprarne altri. Con l'energetica di base avremo possibilità di fare altri generatori, che io andrei a mettere tutti a questo piano per il momento. Ok, se non c'è nessun altro da controllare, io accelererei la velocità e andiamo a finire questo giorno, e con questo giorno completiamo questo primo episodio di questa serie. Ok, qui sostanzialmente ci dice che la parte del tutorial è completata. Sono le 13, abbiamo ancora un po' di tempo, vedete che intanto la gente è scesa qua e sta lavorando, stiamo cominciando a fare la base energetics, stanno arrivando altre persone, no, è arrivata la base energetics che andiamo a utilizzare qua, 1 e mettiamo 2 e 3. Abbiamo quasi immediatamente bisogno di un lavoratore da mettere su questo piano, quindi andiamo a comprarcelo. Station worker, per ora ne prendiamo uno solo, ci costa un sacco di trasporto purtroppo comprare una cosa alla volta. Ok, questo è ancora da controllare, andiamo a controllarlo. Earthling Earth Gaul, la faccia è giusta, perfetto.
Allora, come vedete qui vengono dati dei punti, questi sono i punti che ci serviranno per sbloccare. Per esempio, cominciamo con le residence, che sono 101 punti, le cyber residence 93 e 46, quindi machine 89, quindi per ora nulla, magari una volta completato il controllo di questo personaggio. Spero che arrivino altre persone oggi da controllare. Come vedete c'è un solo ascensore che si sta muovendo e questo causa naturalmente dei minimi colli di bottiglia. E qui sta portando le batterie dove servono. Ok, perfetto. È arrivato un altro worker drone, lo accettiamo. Ed eccolo qua. Andiamo, non lo voglio qua, lo voglio qua. Perfetto. Adesso vediamo che questo worker drone comincerà probabilmente a mettere le batterie negli scaffali. Logicamente finché la batteria non è tolta, non so, forse ne può comunque produrre più di una alla volta. Ok, eccole che sta mettendo appunto negli scaffali. Ok, perfetto, non c'è altra gente da controllare, non sembra arrivare altre navi. E siamo quasi alla fine di questo secondo giorno. Bene, con questo noi concludiamo il nostro primo episodio. Nel prossimo episodio probabilmente costruiremo i primi alloggi per far riposare i nostri ospiti. Spero che questa serie vi stia piacendo, per ora è un'anteprima, ma andremo avanti anche dopo l'uscita del gioco e probabilmente anche la patch del day one. Per ora è tutto e alla prossima!